Contigui dell'Indiscreto, ben trovati e vi ringraziamo perché le nostre precedenti puntate sono seguitissime e insistiamo nel ricordare a qualcuno che forse è un po' sbadato che l'Indiscreto Sicilia Show è infotainment! Infotainment! Ho fumato il chipotini! E allora volevamo comunicarvi, per la gioia di altre amministrazioni comunali, che ci troviamo ancora a Paternò, in provincia di Catania, la rigogliosa città ai piedi dell'Etna. E crediamo di stare ancora per un po' in villeggiatura in questo meraviglioso territorio di Paternò, ricco di cultura e di giovani che vogliono riscattarsi per migliorare la propria città. Vi avevamo già parlato di questo servizio realizzato a Paternò sulle condizioni della strada provinciale e che dal 2016 e anche 2017 fino ad oggi, anno 2022, non è cambiato nulla, anzi è peggiorato e pare che non si trovi volontà nel riportare al decoro questa strada provinciale che cintura la bella Paternò. Vi avevamo già annunciato nella nostra scorsa puntata di una indicibile vista di qualche chilometro di strada provinciale. La strada provinciale 138 a Paternò, in provincia di Catania, dove imperversavano rifiuti speciali ed altro. Insomma, uno sfregio al decoro civile e alle regole della igiene pubblica. Vi chiederete, è cambiata qualcosa da quando lo abbiamo satiricamente e spiritosamente evidenziato? A voi la risposta e guardiamo assieme il precedente servizio che facemmo l'anno scorso. Mi sento indiscreto per uno, nessuno e 100.000 fattacci che devo vedere. Ci troviamo a Paternò, in provincia di Catania, qui sulla strada provinciale 138 che è chiusa al transito. E noi lo sappiamo perché è chiusa al transito questa provinciale. Venite con me. Ah! E che l'abito faccia il monaco! E queste sembrerebbero le porte dell'inferno dantesco. È come dire, lasciate ogni speranza a voi che entrate. Queste muraglie alle mie spalle furono realizzate dall'ex provincia di Catania, che ora si chiama Ente Città Metropolitana. Con tanto di cancello, caso puttano, cioè che sono rubati, va. E il motivo per cui questa strada provinciale è stata chiusa sta dal fatto che ci buttano a tutt'oggi tantissimi rifiuti, amianto compreso. E gli scienziati dell'ex ente provinciale di Catania pensarono a quel tempo di chiuderla, di chiudere 2 chilometri circa di strada provinciale. E così risolviamo il problema. Ma che soluzione è? Che soluzione è? Allora desideriamo sapere se anche nelle altre strade provinciali ci siano rifiuti. Desideriamo sapere quando le chiuderete. E questo edificante spettacolo si può ammirare anche dal campanile alle mie spalle, dove pare che abbiano organizzato delle visite guidate. E noi al comune di Paternò, in provincia di Catania, ci siamo andati, abbiamo cercato l'ufficio ecologia, ma non c'è nessuno, non c'è il sindaco, non c'è il vice sindaco, non c'è l'assessore all'ecologia. Comunque, noi ci siamo stati. Il servizio ecologia, la polizia ambientale, la polizia locale di Paternò, il palazzo comunale della città di Paternò. Per l'attuale vituperevole stato delle cose, così è se vi pare, per il piacere dell'onestà, a voi studio. Bene, questo è ciò che vi avevamo riportato nel precedente servizio dello scorso anno, dove vedrete che noi eravamo andati anche al comune di Paternò quando c'era il precedente sindaco, ossia quello prima di questo. E quello di adesso si chiama Nino Naso. Andiamo a vedere cos'è cambiato da allora.
Avete visto? Non cangiavo niente e c'era anche la galleria abitata. Un vero resident. E siamo andati a trovare il nuovo sindaco di Paternò, il dottor Nino Naso. Nino Naso, questo signore, questo col maglione blu, va bene. Perché? Perché lui? Perché per me lui farà tanto per noi. E difatti, come avevamo già predetto, lui, il sindaco Nino Naso, per la vicenda della strada provinciale 138, ci aveva già pensato. Fu primo suo pensiero. Abbiamo sollecitato fino a un paio di mesi fa, io appena mi sono insediato, perché ci sono stati anche degli incendi nella zona. Parliamo di contrada a Ceppe Bianche, che nel nostro territorio però è di competenza provinciale. Addirittura era stata chiusa questa strada, poi non so chi l'ha aperta, hanno abbattuto i cancelli che avevano messo, però non si può tenere una zona a vocazione agricola meravigliosa, e quella è una discarica a cielo aperto. C'è stata una relazione, quando ci sono stato io, una relazione nostra, dei nostri vigili urbani e anche della protezione civile. Mi dicono i vigili della tutela ambientale che hanno fatto più sollecitazioni. È mia intenzione ora recarmi alla provincia per far sì che questa possa essere debellata. Questa è un'indecenza, e veramente poi fa male anche alla salute, fa male a chi, perché lì ci sono nelle zone vicinali tante campagne, noi viviamo di agricoltura, addirittura lì c'era stato anche un problema di extracomunitari che dormivano sotto un ponte, che poi credo che sono andati via. Non possiamo tenere più queste zone, è veramente un'indecenza. Gli amministratori veniamo eletti dalla gente, delegati anche dalla nostra comunità, proprio per risolvere i problemi, specialmente questi, perché ne vale della vivibilità delle nostre comunità. Ringrazio l'indiscreto perché con questo rapporto di collaborazione con le amministrazioni che si portano in evidenza quelle che sono le criticità e si dà soluzione ai problemi. Veramente un grazie di cuore. Questo è il modo giusto di fare informazioni e di aiutare le attività locali. Perché forse aveva saputo che non ci tornavamo. Io non devo dare mano con basse mediatiche. Fatti prima una opportuna segnaletica al fine di tutelare la pubblica incolumità. E nella stessa ordinanza e criteri di sicurezza e picchisto ci fici mettere due belli cancelli, uno dalla parte e uno dalla parte opposta della strada provinciale, semmai sarò bauni a munnitta. Insomma, non è che faceva ricogliere tutta la munnizia di rifiuti speciali, no, fece un'ordinanza per chiudere la strada provinciale. Ma uno si dice, ma allora tutta la munnizia che trovavamo, cioè tutta la spazzatura che si trova nelle strade provinciali, quando chiudete se state? Quando? Allora, qua siamo alla strada provinciale 138, così come in tutte le altre strade periferiche, notiamo questo cumulo di sporcizia, di spazzatura, che viene giornalmente dismesso da parte ovviamente di incivili, però è cura dell'amministrazione intercettare attraverso una videosorveglianza coloro i quali trasgrediscono e nello stesso momento dovrebbe rimuovere lo stato dell'arte. Ecco, la cosa che noi ultimamente abbiamo potuto individuare, oltre che questi cumuli di spazzatura, è quello che appena noi facciamo la segnalazione al comune, dopo qualche giorno non viene rimossa ma viene bruciata. Io questa la chiamerei operazione verità. Siamo venuti qualche settimana addietro a dimostrare che nonostante i residenti o i commercianti della zona abbiano videosorvegliato la zona, ancora non cambia nulla. Ecco, vediamo lo stato dell'arte di un'amministrazione disattenta che non fa rimuovere, nonostante le forti sollecitazioni ai video che abbiamo mandati, questi cumuli di spazzatura, ma addirittura viene bruciata. Non è questa la soluzione al problema.
Io capisco che questa è una strada provinciale. Noi sappiamo che il sindaco è la massima autorità sanitaria locale e deve intervenire presso altri enti di competenza. Il comune di Paternò non può far finta di non vedere quello che sta accadendo. E anche alla salute, fa male a chi? Perché lì ci sono nelle zone vicinali tante campagne, noi viviamo di agricoltura e non possiamo tenere più queste zone, è veramente un'indecenza. Paternò vive nella sporcizia, noi vogliamo una città più pulita, vogliamo una periferia più pulita, perché questa è la zona a sud di Paternò dove la gente vorrebbe venire a investire utilizzando i terreni dell'area di sviluppo industriale, i terreni della ZES, per creare insediamenti produttivi, per creare nuove occupazioni, e in questo contesto nessuno vorrebbe venire a investire a Paternò. Perdiamo l'opportunità di creare veramente un'area di sviluppo industriale che ci potrebbe essere invidiata in tutta la provincia di Catania. Gli amministratori veniamo eletti dalla gente, delegati anche dalla nostra comunità, proprio per risolvere i problemi, specialmente questi, perché ne vale della vivibilità delle nostre comunità. Veramente poi fa male anche alla salute, fa male a chi? Perché lì ci sono nelle zone vicinali tante campagne, noi viviamo di agricoltura e non possiamo tenere più queste zone, è veramente un'indecenza. Ovviamente, ecco, questo racconto rispetta la continenza e la veridicità dei fatti e utilizza lo strumento della satira. Inoltre, detto racconto, come del resto tutti i nostri racconti, sono indubbiamente portatori di posizioni giuridicamente tutelate dall'interesse pubblico. Perché noi comunque giochiamo di satira e tiriamo dritto. Potete scriverci per i vostri commenti e le vostre segnalazioni all'indirizzo mail indiscretosicilia@gmail.com, e se qualcuno un'altra volta ha qualcosa da dire, noi siamo sempre qua. Alla prossima, mi raccomando, non perdetevi le puntate su Paternò, perché sono un'esclusiva internazionale.